È stata la Sala Eliseo dal Pont Bianchi di Viale Fantuzzi in pieno centro storico di Belluno ad ospitare Sani Sapori sulla prevenzione dell'obesità giovanile promossa dal CONI Veneto in sintonia con il CONI Point di Belluno. Una giornata di studio e di educazione alimentare ed in particolare sull'alimentazione dello sportivo con esperti e docenti universitari, un tema quanto mai importante preso in considerazione dal CONI Veneto con il suo presidente Gianfranco Bardelle, che interessa non solo i giovani ma tutti coloro che praticano lo sport a livello agonistico, che ha bisogno di conoscere sempre più nozioni tecniche aggiornate nella sfera che riguarda la nutrizione degli atleti. Abbiamo bisogno di mandare dei segnali positivi ai nostri giovani, ai nostri atleti e atlete, per un vivere meglio, per un alimentarsi meglio. Abbiamo un problema grande che anche in Italia sta crescendo, quello dell'obesità. Dobbiamo combatterla prima che diventi padrone dei nostri giovani e questo lo si fa attraverso parlando con i dirigenti, con i tecnici, come abbiamo fatto oggi, come lo facciamo in piazza parlando con i genitori. Io voglio ringraziare i miei delegati che hanno accolto questo messaggio che ho voluto lanciare per tutto il Veneto. Siamo i primi in Italia che parlano di questo problema. Credo che sia molto importante che poi venga accolta a livello nazionale e io voglio dire con grande orgoglio che il 15 ottobre a Venezia si concluderà questo nostro percorso e si concluderà con una grande manifestazione a livello nazionale per parlare della nutrizione bene, della sana alimentazione, di cosa deve essere combattuto perché i nostri ragazzi diventano sì dei grandi atleti, ma rimangano sani e facciano crescere sani quindi l'Italia. Gli onori di casa li ha fatti il delegato del CONI Point di Belluno, Luciano Trevisson, che ha dato la parola al presidente del CONI Veneto per i saluti di rito ai presenti. Poi è stato il professore Antonio Paoli, docente associato dell'Università di Padova, componente del Comitato Scientifico della Scuola Regionale dello Sport, a prendere la parola sul tema modulazione fisiologica del peso corporeo con i meccanismi sociali e gli stili di vita alla base dell'epidemia di obesità, ma anche trattando il tema dell'alimentazione sana, dell'esercizio fisico con la sua influenza sul metabolismo. È stata voluta fortemente sia dal presidente regionale Bardelle che dall'assessore allo sport del comune di Belluno Giannone. E c'è stato un mixer di avvenimenti perché oggi siamo noi con Sani Sapori, Bim Bim Bici e poi in piazza chi più ne ha più ne mette, c'è il pesce e tante altre cose, c'è un camion per la sicurezza e quindi è stato inserito in questa giornata più eventi che sono tutti mirati poi ai bimbi, alla salute, alla sicurezza. Per quanto riguarda Belluno, noi abbiamo già in calendario in 9 zone sport in piazza e quindi andremo ad iniziare questo proprio in giugno ad Agordo, poi ci sarà subito la zona di Arcie e via via veniamo in su fino all'Alto Cadore, per chiudere poi a Feltre con il regionale Sport in Piazza, con i sport e con tutti i bambini che ormai è una festa. Prima dell'intervento di Diego Fortuna, tecnico nazionale della FIDER ed esperto nutrizionista, abbiamo catturato alcune immagini in centro storico a Belluno, dove sono stati allestiti gazebo promozionali sull'iniziativa, che ha interessato anche l'aspetto della sicurezza con dimostrazioni pratiche. Al convegno di Belluno, su Sani Sapori, è intervenuto l'assessore allo sport della città, Biagio Giannone. Iniziativa che ha trovato riscontro dall'amministrazione comunale, un'importante iniziativa per divulgare quello che è appunto l'alimentazione nel mondo sportivo. Sono appena intervenuto all'interno della conferenza e quello che ho detto è che è importantissimo che le nostre società sportive, che hanno i nostri piccoli, i nostri ragazzi, dove insegnano uno sport, dove insegnano una pratica sportiva, è importantissimo che l'alimentazione sia una binata vincente, cioè capire come loro si devono alimentare in un mondo sportivo questo. Diciamo che va di pari passo l'alimentarsi e lo sport, le prestazioni da quel poco che posso capire sono importanti, vanno di pari passo, insomma la buona alimentazione performa lo sportivo, performa i nostri ragazzi.
Le conclusioni finali sono state fatte da Diego Fortuna, tecnico della FIDA, che ha messo in luce le necessità nutrizionali con l'alimentazione necessaria per lo sportivo, per gli sport di potenza, di endurance, di squadra, che ha concluso l'interessante mattinata di Sani Sapori a Belluno.